Un caro saluto da Eddie Pellegrino, benvenuti nel mio canale e bentornati nella mia cucina, che per piccina che sia è sempre la cucina mia e io ringrazio per questo. Bene, oggi andrò a preparare i biscotti al tahin. Il tahin è una crema di semi di sesamo. I semi di sesamo sono estremamente importanti in una cucina di alimentazione naturale. Dato che noi non facciamo uso di latte vaccino e abbiamo bisogno di calcio, abbiamo bisogno di calcio per andare a formare e riformare continuamente le nostre ossa. Perché questa magia al proprio interno, yin e yang, no? Questo yin, questo sgretolamento, questa dispersione e questo yang, questa ricompattazione avviene nelle nostre ossa. Noi continuamente cambiamo e riformiamo l'osso del nostro scheletro. E questi biscotti sono utilissimi per la prima colazione, ma anche durante la giornata, accompagnati da una tisana oppure da un tè. Gli ingredienti che vado a usare sono questi: lo sciroppo d'acero, l'olio di semi di girasole, il tahin, la farina di riso integrale, un pizzico di vaniglia, un po' di lievito istantaneo per dolci, un pizzichetto di sale, la crusca di avena, il burro di arachidi e se volete fare come me, io ci metto dentro anche delle scaglie di cioccolato. Come avete visto dagli ingredienti, questi biscotti sono privi di prodotti di origine animale, ma sono anche privi di glutine. E cosa hanno? In più la forza dell'avena, la crusca di avena. Andiamo a mettere nel nostro corpo questa informazione di forza, di muscolo, di fare. Tanto sappiamo benissimo che l'avena è il cibo preferito dei cavalli e i cavalli sono veramente forti. Molto bene, io vi ricordo che a fine video potrete trovare la ricetta scritta per bene. E per questo non ci resta altro che cominciare. Biscotti al tahin. Molto bene, allora la prima cosa da fare è accendere il forno a 180 gradi e prepararsi anche una teglia con della carta da forno. Andiamo ad unire la parte secca, la parte yang, con la crusca di avena, la farina di riso integrale, un pizzico di sale, un pizzico di vaniglia e il lievito istantaneo per dolci. Poi andiamo a mescolare e ad unire le parti liquide. In questo caso io metterò il burro di arachidi, l'olio di semi di girasole, e potete usare qualsiasi olio voi volete, eh? L'importante è, mi raccomando, che siano sempre ingredienti di qualità. Questa è una cosa che non mi stancherò mai di dire. Biologici, dobbiamo avere noi questa sensibilità perché andiamo a mettere nel corpo del cibo che deve essere sì nutriente ma anche privo di pesticidi e veleni, se no è inutile, se no andiamo a mettere nel corpo l'informazione, no, del veleno. Poi lo sciroppo di acero. E il tahin. Ecco, noi abbiamo yin da una parte e yang da quell'altra. Nella pasticceria naturale si fa così. Adesso andiamo ad unire yin e yang, perciò il liquido
con il secco. Ecco qui il composto biscotti Altein. Ora, se voi vi volete fermare qui, ok, provateli anche senza il cioccolato, ma io vado avanti e ci andrò a mettere anche le scaglie di cioccolato. Cioccolato 80% fondente e mescolare. Carta dal forno, il forno è già pronto a 180 gradi, abbiamo una quantità di impasto, lo mettiamo nelle mani, gli diamo la forma tonda e poi lo andiamo a schiacciare con il palmo delle due mani. Molto bene, i biscotti sono pronti per andare in forno e dopo 10-12 minuti di cottura a 180 gradi i biscotti Altein e cioccolato in questo caso sono pronti. Ti ringrazio della tua preziosissima attenzione e noi ci vediamo alla prossima video ricetta o al prossimo video che caricherò su questo canale. Se ancora non l'hai fatto, iscriviti e gradirei anche un like se questo video ti è piaciuto. Un caro saluto e alla prossima da Eddie Pellegrino. Thank you.